Scusatemi, ma io mi diverto, mi diverto. Tanti di voi avete scritto: Nunzio, basta, non può diventare una pagina di politica. È attualità. E in quanto attualità ne parlano tutti e ne parlo anch'io. Comunque, noi stiamo andando via. Aspettate che giro la camera. Stiamo andando via, ora. Cioè, giro la camera. Dov'è? Dove sei? Dove stiamo andando? Dove siamo? Buonasera, Buonasera, mi metto gli occhiali. sono tutti un pochino. Come sto con questi occhiali? Benissimo, sono tutti un pochino arrabbiati con me perché hanno detto: Nunzio, basta questa politica. Non... Io sto facendo le mie Ma battaglie, senta, certo. ma tu fai le tue battaglie, ma sono battaglie social, perché la vera politica non si fa Certo, nei no, io non social, faccio ma si politica, fa con no, delle persone che hanno una cultura sulla politica e anche certo. storica. Comunque, vi devo dire una verità, però mi faccio un po' indietro. Che vuol dire la verità, eh? Che devi Io ho dire? votato per la Meloni! Come fa Meloni? Ma sei cretino? Cioè io mi sto spendendo proprio, sto spendendo le mie energie contro, no contro la Meloni. Giorgia! Giorgia! Hai votato veramente la Meloni? Dubbio millennico. Cioè io non lo so proprio. Allora se votassi la Meloni ti ne puoi di sta casa ora, immediatamente. Immediatamente, ciao, ciao. Ciao Giorgio, ci Oh, vediamo. ciao Giorgio. Mamma Giorgia, penso di arrivarci per le 20:30, ti vengo a prendere. Dove? Alla metropoli, ma vado a prendere, dobbiamo uscire insieme. Vabbè, è sfasato Ciao oggi. Cioè, no, vabbè. Dopo tutte le mie battaglie, dopo tutti i miei massacri che sto subendo, mi dici che ha votato la Meloni? Ah, vabbè, comunque. Ognuno, anche in coppia. Allora, imparate quest'altra cosa, anche in coppia ognuno deve votare chi vuole lui, certo. Certo. Io giurissi non votare a Meloni, però lui l'ha votata. Non lo so se l'ha votata, però. Avrò comprato sicuramente dei libri fake dove parlavano di lei. Mi hanno imbrogliato, non gli è arrivato a tornare e voglio restituire il voto. Ora scrivo a Mattarella. Certo, scrivi a Buona serata, Mattarella. buon sabato, ragazzi. Ma come sto con gli occhiali? Ma sono Vabbè, noi stiamo bellissimi. uscendo. Buon Ciao. sabato, continuate a massacrarmi, certo. Continuate a massacrarmi. Ah, che vi ricordo che io, a discapito della Meloni, voglio ricordare che più mi massacrate, più incasso. Certo, continuate. E Meloni, io non ho bisogno del tuo reddito, anzi, non ho bisogno del reddito, e quindi se lo togli o non lo togli, a me mi può dispiacere solo per i miei redditini, che a me non mi interessa. Certo. A domani, ormai a domani, buonanotte. A meno che non succeda qualcosa di scandaloso nel frattempo e noi vi aggiorniamo, scelto.